amici, oggi nuovo video assurdo di Minecraft nel quale siamo nel mio server, 10 o 12, non mi ricordo, player si sfideranno in una gara di building incredibile. Poi, figata totale, andremo a fare una sorta di PvP in un castello medievale, quindi succederà di tutto. Vi invito a guardare il video fino alla fine, entrare nel server Discord se vorrete partecipare a queste cose incredibili. E iniziamo, sarà il delirio, signori, questo video sarà il delirio. Allora amici, come vi avrò detto nella intro, siamo già a costruzioni iniziate. Vedo che molti stanno già partendo benissimo. Non mi ricordo quanti siamo, tipo 12, 10, non lo so, diremo 12 per comodità. E stanno tutti costruendo una sorta di castello medievale. Hanno mezz'ora, mi hanno detto, quindi che vinca il migliore. Ognuno ha il suo metodo, il suo castello in mente. No, poverino, lui è qui tutto solo, soletto. Ah no, sono in due, ok, perfetto. Sono detto, dai, poverino. Ci sta. Dato che vi dovrò fare dei tagli, vi metterò le parti salienti, le parti migliori, quando ci sarà qualche ciccia da farvi vedere. Qui, stracarino, belli sti blocchi, non li avevo mai visti. Del buon Diego Pollo, un saluto. Tra l'altro vi invito tutti ad entrare su Discord, perché ci saranno altri eventi carini come questi. E soprattutto poi quando aprirò il server potete entrare, bla bla bla, bla bla bla. Carino che sto usando il nuovo materiale, ci sta, un punto in più guadagnato, giusto perché siamo nella 1.16. E anche Tempest in cuor suo sta provando a fare un qualcosa, un castello, non lo so. Quindi signori, qua, oh mio Dio, quanto sei veloce Asla, quante cose hai creato, un mega bunker, figata, figata. Quando ci saranno aggiornamenti, vi ovviamente aggiornerò, in caso ci vediamo dopo, però questo mi sembra decisamente carino. Bravo Sonic. Allora, è passato qualche minuto interessante e vedo che le costruzioni si stanno facendo belle gagliarde, del tipo qui sta iniziando a mettere i vari blocchi, figata totale, idem qua, sono tutte bellissime costruzioni che poi andremo ad esplorare meglio perché di tempo ce n'è a bizzeffe. Tra l'altro sono entrato, ok, pensavo ci fosse qualcosa dentro e invece no. E appunto possiamo vedere tutte le varie costruzioni e anche quella di Tempest. Ok. Oddio, quel maiale quanto mi triggera, signor Aslan, quel maiale lì dentro, non so se è voluto o no, ma mi triggera tantissimo. Ma va bene, è un'aggiunta che non fa mai male. Carino questo, bello, molto particolare, bella l'entrata, ecco, questa entrata mi sta piacendo un casino, saranno le catene, sicuramente, però molto carino, molto carini, comunque in generale, tutti, bravi, quei blocchi comunque non li ho mai visti. Vabbè, me lo scriverete voi nei commenti, che ne sapete più di me. Bello anche questo con i blocchi nuovi, molto carino. Ora aspettiamo altri 3-4 minuti che ci saranno di sicuro altri aggiornamenti e ovviamente con questa voce incredibile e molto promettente vi farò sapere. Potrei aiutare Tempest a costruire in realtà, quasi. Amici, ci sono novità. Novità numero 1, Tempest ha fatto una casettina, una mini grotta con scritto tema casa medievale e ci ha messo un villager in cattività che non potrà mai uscire nella vita. Perfetto. Novità numero 2, abbiamo iniziato, che poi io non sto facendo niente, sto guardando, però non so perché ho detto a noi, ma comunque si è iniziato a costruire i vari tetti e o secondi piani. Esatto, tipo qua ad esempio una scalinata che porta al secondo piano, molto bello. Qua c'è tutta una struttura particolare che poi vedremo completata alla fine. Anche qua tutte molto carine, questa proprio è la classica torre medievale che, fun fact, piccola curiosità, se le metti insieme fanno tanto torri gemelle di un castello, molto carina. Tra l'altro vi invito a guardare il video fino alla fine perché tipo avevamo in mente di fare una sorta di PvP in un castello medievale già costruito in precedenza, quindi se volete vedere come andrà a finire, come soprattutto questi 12 player mi picchieranno malamente, guardate il video fino alla fine, sarà il delirio. Detto ciò signori, lascio passare altri 3-4 minuti circa, vi farò chiaramente il taglio e ci vediamo dopo con nuovi aggiornamenti. Figata, bravi ragazzi. Auto 5. Allora signori, contest finito, siamo stati tutti teletrasportati e andiamo a vedere cosa hanno creato i boys. Allora, intanto che loro fanno tutte le cose, io ne approfitto per esplorare. Ad esempio qua vediamo, no, e questa è la prima casettina. Si può anche entrare per master, per permesso, per mas, va bene, la smetto. Sì, si può entrare. Salve. Che carino. No, c'è anche il libro. Questo lo devo fare anch'io nella mia vanilla perché è una cosa fighi. Ok, la porta che non porta, la famosissima, signori, porta che non porta. Vi prego fatemi uscire, grazie. Però anche da fuori è molto carina. Qua, secondo me, è rimasta incompiuta. Sì, secondo me gli ha detto che è finito il tempo, è rimasto incompiuto. No, sembrava così carino. Però molto bello. Ovviamente teniamo conto che è rimasta incompiuta, purtroppo, però è molto bello, cioè
straspazioso, straalto, bello, bravi, bravi, bravi. Non mi ricordo chi le ha fatte perché non ci sono i nomi. Altra costruzione, altro giro, anche questo molto carino, bella bella. Comunque sono tutte molto belle, cioè io non le saprei fare queste cose. E anche qua c'è un'altra, tra l'altro, con i nuovi blocchi, quelli della 1.16. Là c'erano le scalettine, sì, volevo scendere ma non c'ero riuscito, ok, si era chiaramente notato. E c'è l'entrata o no? Oh mio Dio, non c'è un'entrata. Oh mio Dio, non c'è un'entrata. Ah, è tipo qua. Oddio, sarebbe stato, sapete cosa? Fighissimo, un'entrata tipo con la redstone, quelle robe lì. Mi hanno teletrasportato di nuovo. Ok, alle torri gemelle. Queste ormai sono le torri gemelle. Molto bella, molto ben fatta. Dovrebbe essere conclusa questa. Sa di stile molto medievale con queste ragnatele, tutte le cose. La scalettina che porta alla torre e ci porta direttamente a quest'altra torre con i blocchi nuovi molto carini e un'entrata decisamente interessante. Bello bello, mancano un paio di torce ma va bene così. Però molto molto carino, bello, bravo ragazzi, bravi ragazzi. Ma tipo complimentoni. E ora queste le abbiamo esplorate. Ah no, mancavano queste. Allora c'è questa qui che è tipo un mega progettore, però è rimasta un po' incompleta. E invece questa qui, però con i blocchi nuovi, quindi bene bene. E invece questa qui non sapremo mai se è completa. C'è un fuoco con un calderone, ok. E qua sopra una zona che se la vedete di notte da soli è abbastanza inquietante. Però carina, dai, ben fatta, bravi bravi. Chiudiamo la porta, sennò entra l'aria. Arrivederci. Allora, castelli medievali esplorati. Adesso siamo stati teletrasportati in questa mini hub, nella quale c'è una cesta che voglio assolutamente aprire. E ora vi farò in caso il taglio finché, ok, finché non veniamo teletrasportati nuovamente. Oh mio Dio, quanti pulsanti. Voglio premerli tutti. Ah, ok, che figata. No, signori, che figata. Praticamente io sono tipo quello che comanda i tasti e loro si devono strapicchiare. No, oddio, che figata. Attivo super velocità. No, no, è bellissimo. No, è stupenda questa cosa. Signori, è stupenda. Però non posso cliccare i tasti. No, signori, non posso. Vabbè, clicchiamo questo a caso. Ok, sto volando. Ok. No, che figata. È il delirio. È il delirio. C'è levitazione. Give a tutti la golden apple. Vai, zi. Bellissimo, bellissimo. No, cioè, è la cosa più bella, più bella della storia. Cioè, avete presente la cosa più bella della storia? Ecco di più. E guardate come si picchiano. Tu, è una rissa a tre. Tu. Guarda che sberle. Tu. No, bellissimo, allora, cosa posso mettere? Uno si tipo a caso, vuol mettere un altro. Sotta. Aerobrain esce dal gioco. Cosa? Ok, va bene. Ok. Buio pesto per qualche secondo. Ok, figata. Che bello. Cioè, non ho parole. Uno si tippa dall'altro. Haha. No, mi sono autotippato, ma dai. Di nuovo. Haha. Guarda come si picchiano. Allora, sono entrato anch'io nella Royal Rumble. E sì, sono entrato con tre cuori, totalmente a caso. No, guarda tutti come mi picchiano. Guarda che sberle. Andate via. Tutti via con knockback. Ok, dobbiamo rischiarirci le idee. Mamma mia che stragi. Vai, picchia sobbi. Poi non so quanto danno stanno subendo. Figo, che casino, no, tutti contro di me. Ah, ce l'avete tutti con me, eh? Tempest. Sono morto. Dai, voglio provare a fare una kill. Oh, guarda come mi prende da dietro. Oh, wow. 2 contro 1, eh. Sleale, eh. Purtroppo, signori, ho perso il file dell'outro. Sì, mi dispiace, lo so. Dispiace a voi, dispiace anche a me. In caso, vi ringrazio per la visione. Ringrazio soprattutto tutti quelli che hanno partecipato. E vi invito ad entrare nel server Discord. E come sempre vi do appuntamento domani alle 2:15. Ed è strano fare l'outro con voi che non mi vedete. Bella storia. Alla prossima. Ciao.